c'è un po' di silenzio, quindi è buono il cibo. No, stavi dicendo per la live. Ah, ci vediamo, dobbiamo pensare qualcosa. Yoga. Perché mentre mi dico con i miei amici? Lo sai che è Massimo la nuova yoga? Mi viene la nausea, cioè, ma non la nausea nel senso che il gioco mi fa schifo. Diciamo, se... molti l'hanno stavo per esempio. Cioè, se ti giro ovviamente in gioco, così giochi da arte rituale, ah, e c'hai, non reggi proprio il movimento di quello che si chiama, cioè allora ti parte, cioè ti parte proprio, cioè non c'è più. Ma magari anche il gioco effetto, come si chiama? Motion blur, che ti ricrea quello che tu ricrei, se giri velocemente a destra, tu ricrea il gioco e ti lo. Ma se le motion blur non sai più male. Parlo cinese? Motion blur non sai se lei il giallo. Ah, ok. Mi chiedo un consiglio su che configurazione di PC prendere. Ti sto prendendo che devi faccio il PC. Ma giocarsi un po'. Ma non pornavo. Allora io ti consiglio un PC da gaming da 4.000 euro. Non puoi, no, ma giocare in GP con le lucette. Questi più potenti, ma no, boh. Ah, poi stavo tipo con loro le RT per la video. Ah, sono belle toste, eh? Sì, ma poi dici che vuoi scopare e fare il PC. Allora, abbiamo avuto un cazzo qua. Parliamo di macchinone, cazzo, figa. Va bene, prima. Macchine, soldi e figa. Macchine, soldi e figa, vabbè, soldi basta. Perché poi quei soldi alle macchine. Potete. Non è soldi e basta e poi il resto fin da sé non lo so e non ho perso la terra più si ce l'ho. Ah, ok, adesso vuoi. Ah, ora mi metto tutto chiaro, c'è la ma anche tu dormi qua? Sì, sì. Con lui? Ci sono un periodo dove dormivamo insieme, parlavamo tutta notte e scoppiamo a piangere. Non sto scherzando. Tipo, che non c'è. Ci sta. Ci arriviamo. Ci arriviamo. Ma è vero? Sì, è vero. Perché dicevo, io da piccolo mi picchiavo e ci mettevo a piangere. Ma che capisci? Io mi apro, tu? Io mi apro. Mamma, che i miei sentimenti di calpesta come se fossi una formichina. Ma come lo dici? Ma è vero, mi aprivo. Un po' come una troia per le gambe. E conosco solo quei tipi di apertura lì.
Ma se lo sei troppo? Lo so. 3-4 al giorno. No. Se gli gira male 8 di qua. 8 non so come fare. No. 8 è il numero che spara pure. No, Gesù Cristo 8. Numeri di stop and go. Il numero massimo non lo ricordo perché uno già ti passava. Sparava a passare. Dove guardava, guardava. Avanti. Che invidia, Max. Hai molti meno. Come si chiamano? Filtri, non filtri. C'è una società cinquantina delle. Blocchi mentali. No, non sono mentali. No, dico. Sono però, tutti. Però io un blocco mentale tipo della società. E magari più. Vincoli. Ha molto meno vincoli. Sì, ma giustamente. Per il caso che vuoi. Io adesso potrei tirare fuori qui il cazzo, ma non per, scopare, capito? Come segno di libertà. Yeah. Anche perché once you go black, you never go back. Questo è così. Qui siamo, no? Allora, come? Voto Panini? Cosa dire? Buono. No, fa cagare. Ma stai parlando per l'educazione, mica non mi l'ho fatto io. No, sto mangiando. No, buono. Ah, buono, io così. Nice. Mi hai detto che mi lascio la carne, ho visto che mi lascio sto gran cazzo. Le macchine palatine, un po' peggio, no? Fritti, eh sì, i miei fritti, no? Così fanno. Questo è l'amore. L'amore sai che cos'è? Ricordarsi di me e lasciami un pezzettino di carne, pure per dire ci ho pensato. Pure. Passami i miei fritti di merda, per favore, allevato. Che almeno loro me ne ha scammati nessuno. Io ti ho pensato tanto che li hai lasciati tutti. Questo è troppo bello. Passo due. Ma da quanto state insieme voi? Da un anno, ma chissà stasera che succede. Magari. Mmm. McNuggets. Ma un anno? Che festeggiate oggi con noi? No. Un anno un mese sarà. Sarà. Da ricordo. Del 2 domani è meglio. Ti ricordo niente. Carino, sì, non so. Che carino, lo sa, lo sa. Lo sa, lo sa. Invece? È stato piazzato un anno e mezzo, poi a gennaio mi sono lasciato. Ma forse mi ha lasciato. Aia. Forse un po'. Accettava le tue scelte? È importante. Beh, ovvio, sì. Però non hanno cominciato, diciamo, la relazione. Ma mie scelte. Cioè, io vedo un lavoro, mi piace. No, dico. Una passione che diventa lavoro. Avevo sempre scelte, no? Non ci vivere in ogni modo. Ma ce le paghi le tasse? Io sì. Troppe anche. Che quando? Tu le paghi? Hai la partita di te. Ora poi ci fatto pure l'ospitale. No, comunque sì, tu. Se tu sei mio ospite devi pagare nulla. Anche il mio. Mi devo pagare le tasse. Brutto, Ciao. L'IVA. Questa è una strana, una cosa di genere. Vabbè, però... Mettiamoci i soldi e poi io lo sto. Posso dire che scopando aiuto l'Italia. Il messaggio emozionale, anzi, il mio voice si è riempito di... Per far felici le morte. Sperma. A noi, amore. A altre scopate insieme. Guardando Max, magari, insieme. Avere quella spinta erotica iniziale. Poi è dove? Io che facevo un amore mi ha detto come Max amore. Che dolce. Sei veramente carinissima quando fai così. Poi sentiamo. Ma mi ha dei rifletti che li bruciamo. Ma tu hai fatto l'università? Che studi hai fatto per fare? Ho fatto un anno di ingegneria biomedica, fallimento totale, un anno di sociologia che invece mi stava piacendo molto, ma poi ho lasciato per Twitch. Forse mi scrivono le storie, che è la mia preferita. Storia? Non ci vederai?
mi sveglio la notte e dico entra in vasatoria, però non male sperazzarti se entra in vasatoria, ci rimarresti strani da bene, no? Dici che cazzo sogna. Ah, interessante. A che età hai iniziato Twitch? E il culo sono 5 anni fa. Lo so. Vabbè. 5 anni fa dalla Calabria, finito qui a Treviso con Marco Felice, adesso mi fa molto ridere, insomma. Sì. La vita è strana, senza... lei è napoletana, l'ho conosciuta al Comic Con. Mentre lavorava per Power, per uno streamer che diciamo ho curato nelle parti iniziali. E lavoravo molto. E adesso ho scritto anche lui. Non dire che hai curato nelle parti di che è arrivato anche la mamma, poi lui era, diceva che voleva fare un altro lavoro, ma perché lui è arrivato dopo di te? Sì, era più piccolo di me e poi faceva un altro lavoro, aveva un lavoro vero e aveva il dubbio di magari faccio quello, più solido, ha detto Giorgio, non hai capito molto dove. Sei una gallina alle uova d'oro, continua, lascia quel lavoro di merda. Hai visto che c'è anche... Che non è un lavoro di merda, però rispetto ai soldi che vuoi fare su Twitch. C'è anche Valentina Nappi su Twitch. Sì, ma non mi piace. La seguo, mangia, la seguo, c'ho il follow, ma non mi vedo queste niente. E quindi? Sì, perché lei poi non parla di sesso, no? Nel suo live. Beh, magari quello è anche un obiettivo, cercare di far vedere che il personaggio è solamente legato a un'unica cosa. Io, ad esempio, porto League of Legends, il mio gioco principale, però se devo fare just chatting non parlo solo di loro. Non è l'unico topic, per fortuna. Però ognuno decide la propria strada. Sicuramente se parlassi si sarebbe più noi, ma magari sarebbe meno felice, meno tranquillo, non so come dire. Ma poi ho visto che tantissime del porno internazionali si sono trasferite. Poi hanno bisogno di Twitch. Evidentemente, no? Ma dubbi, cioè che cazzo fanno a fare quei soldi su Twitch? Le pesa di meno fare per Twitch per fare sesso. Ah, quello può essere invece una buona bella candidatura. Sì. E magari no, insomma. Lo sai, perché se poi trasferisci la popolarità che c'è già fuori su Twitch, insomma, che il mondo nerd è spesso anche collegato a chiunque diceva su Twitch. Il video porno di quella che gioca a Fortnite è quello di quella di Evo. Classico. Questo l'hai visto solo tu? Non è il peggio, però. Queste sono le nicchie tue. No. È famosissimo. Fortnite playing getting us banged. Milioni di visualizzazioni. Di cui la metà sono tu. Ti è messo molto bene sicuramente. Ti piace? Sei leggermente più grosso di quanto vorrei entrare io. Ti piace la visualizzazione? No, non è gigante, però non voglio diventare così grosso. Lui è messo molto bene. Ma sai da quanto hai iniziato a palestra? 6 mesi. Un mese. Ma c'è molto prima allora. È da 2 anni che non faccio palestra. Ma no, più. Io ero tanto più grosso, io facevo il cubista. Si vede. Capisco come fa il cubista, perché è ciò. Il cubista e il foglialista prima di fare il mio lavoro. Sì. Divertente. Bella. Bisogna sapere che ti tiene anche in quel modo. Beh, ovvio. Ovvio. Sì, divertente. Situazione un po'. Ma io, cioè io vengo fuori da una famiglia molto conservatrice. Bravo, sì. Bigotta. Proprio c'è. Cioè, il contrario di quello che fai tu. Ci chiedevi ai miei qual è l'unica cosa. Cattolici. Che no, però cattolici comunque con una morale cattolica. Qui si torna a chiedere ai miei qual è l'unico lavoro che vorresti che non facesse tuo figlio, dicevano porno. Quindi non ci parli più con i genitori. Ma in realtà adesso ci sono in buoni rapporti, hanno capito che. Non faccio del male. In realtà io allo stesso all'inizio ho lo stesso problema con i miei, non era il mondo del porno, quindi già meno stigmatizzato, la società è molto, c'è lo stigma che se fai porno
Cazzo, ce l'abbiamo tutti. Capito, no? Tu lo metti in mostra perché hai meno vincoli, meno paure. Beh, io faccio una cosa che fa tutti, compresi i nostri genitori, esatto. Se no non sarà. Ah, riprendersi, dici. Ah, no, in senso. Tu ti riprendi se ti fai sesso, quella è la differenza. Sì. No? Che però in realtà adesso molti si riprendono. Sì, ma non lo pubblico. Beh, certo. Perché hai ripreso il video, Max, sai? Mai fatto un video. Guarda. Mai fatto un video, però è diverso, insomma. Oh. Eccita l'idea di riprendersi, ma l'idea di farlo vedere agli altri magari ruba quel momento di intimità, e quello è il problema. Senza contare che la paura sociale di essere, ah, guarda, c'è il cazzetto, oppure guarda un attimo. Sì, sì. Ma sì, perché sì. Siamo tutti frustrati, tutti un po' vita, e poi sui social tutti hanno vite, wow, poi sono tutti depressi, però. Quindi, toccare il profondo. Quindi quello che fai tu per me è merita stima e... Non so perché però sto facendo Twitch, questa è una roba che mi chiedo. Perché fai Twitch? Non è per i soldi. Perché no? Non guadagno tantissime volte di più. Vabbè, l'idea che hai è di guadagnare con Twitch. O poi ti incuriosisci il mondo di Twitch, del diretto, semplicemente. Vedi Omi e ti diverte quello che fai, lo vuoi imitare e dare la tua prospettiva alla cosa. La tua idea di intrattenimento personale, sì. Ci sta, rispettabile. Il mio consiglio da Michael Della Rovere, che è il mio nomino da manager, okay. È diverso il format, cioè tu indipendentemente dal contenuto impacchettalo sempre. Se tu vuoi fare un'intervista alle figone, ci può stare, è un contenuto diverso da quello che fanno altri. È Max with the Pussy. Il nome, sì, sì. Poi non è Max with the Pussy, è un altro nome. Just chatting, quello che vuoi, però deve essere il format fisso a quell'ora, con la durata, con dei topic trattati. Poi il rischio che hai tu, e purtroppo il rischio è una banalità. Perché magari se ti piace in culo, brava. Sì, con i piedi, no, non fare con i piedi. E quindi il vero pericolo è quello che. Scrivere in maniera, quindi trovare sempre nuove chiavi comunicative, perché alla fine la gente interessa solamente il sesso, l'idea del sesso, però magari far vedere anche il fianco, il lato, vedere il discorso da un'altra prospettiva, farlo anche in situazioni comiche, grottesche, tipo che tu sei su in una piscina, che ogni risposta sbagliata che dai, tipo lei devi tirare a un bersaglio e se colpisce che nell'acqua, cazzate, adesso mi sto volendo. Però, oppure voi che siete... sono molto difficili da realizzare. Dipende. Oppure tu a testa in giù. Cioè, l'idea è che non è la stessa cosa perché tu bendato, lei sorda, non ha senso, perché tu parli e non ha senso. Cioè, delle cose che è la stessa cosa, però l'attacchi da vari punti. Sesto con una, parliamo di sesso con una persona che non ha il pisello. Basta. Che vuol dire? Non ha il pisello, come fa a parlare? E quindi. Però non c'è il dito, non c'è il pisello. Posso trovare il pisello e vivere. Mica è un organo fondamentale. Ah, no, un uomo non ha il pisello. La donna non ce l'aveva. Ma spera. Ma sì, era giusto per creare cose dell'assurdo. Comunque l'idea è di portare un argomento, un pacchetto, questo poi adesso sto sperimentando, quindi lo sai, per me esperimenti. È giustissimo. Devi sbagliare, devi fare le cose brutte, le cose belle. Oggi per me è fatto una cosa figa venire qua, perché è diversa. Però la devi organizzare prima, quindi magari ti riuscivo ad accogliere meglio. Non so se sei tranquillo, vi ho accolto bene. Benissimo. Però magari pensavo alla live con te dopo, la cosa che mi viene più facile con te sarebbe cocciarti nel mio gioco, dove la gente dice ah è scarsissimo perché non ce l'ho giocato, cocciarti vuol dire fare una lezione. Okay. Che gioco è? È la League of Legends. Oh. Ma magari me ne penso un'altra, lei dice di fare yoga o facciamo palestra insieme. Che senso ha proprio con il Max Felici che sei in palestra? Non è la prima idea che viene in mente a uno, no? Sì. Capisci? E quindi mi è stato mangiato, però vomitiamo in live, quindi ancora più
cose. No, è bannabile ovviamente in live, ma solo se è programmato. È legato all'alcol. Ah, se è legato al panino? Ah, se stai male, perché ti devono bannare? È come se uno sanguina e lo bannano. Ma c'è colpa sua, Francia. Che cazzo è? Però se tu fai attività fisica dicendo alla fine vomito, è il core, comunque sempre venendo a riprendere la vomitata. In generale. Magari solo la chiazza, no? No. Bravo Max, rilancio sempre. Guardate che occhioso. Ora un'altra cosa gravissima del live, noi abbiamo fatto just chatting per 40 minuti senza mai cagare la chat, ma anche per verificare che l'audio non sia troppo basso. No, ma le donazioni non stanno funzionando. Se le donazioni funzionano, se la chat dice parlate di glu, non lo so, non so. Di chi è questo telefono? Mio. Ah, tu. Paolo Canone, professore. Parlate di frico, dicono. Di? Frico. Che è questo? Cos'è frico? Frico è un piatto tipico friulano. Ah, il piatto tipico con le patate e cipolle. Quello che ha vinto Masterchef in America anche col frico. Luca. E che piatto è? Tu che sei esperta, io non sono friulano. Patate e cipolle. Posso leggere l'azio? Patate, formaggio. Patate, formaggio, cipolle. Io vado formaggio a pisciare. Com'è il frico? Buono, posso? Non ho più pallida sì idea. Ma è le amiche ti condivino, muoio. Patate. Grabbami tutto Paolo. Formaggio. Basta. E poi cipolla sicuramente. Io mi ricordo la cipolla, mi ricordo. Devo dire. Frico. Ma mangiamo in effetti. Paolo ce l'è più lungo di Max, dubito ragazzi. Sfida in live. Va bene. Allora, poggiamo qua una bella presenza femminile. Ciao chat. Ma lagga? Sì, lagga un po', ho andato anch'io prima. Ogni tanto fa qualche scattino. Mannaggina, oh. Il frico patate e cipolla e un misto di formaggi. Ah, c'è coraggio. Rap battle. Ok, vabbè, no ragazzi, devo andare in live, no? Vai. Ciao Marco. Paolo, tu come stai? Ciao, tutto bene ragazzi, tutto bene. Dopo. Ciao ragazzi. Perché riprendimi? Non lo so, ho un po' caldo, sai. Sono anche un po' brillo. Tu hai bevuto? Brillo. Ma io non... Ma un bicchiere non... Grazie. Ma quella è aperta, non l'ho visto. Ah, è finita. E la mia è finita, sì. Ne apriamo un'altra. Ma questa abbiamo bevuta io e Marco, cioè un'altra qua. Sì, quella era tua, praticamente ne ho fregata un po'. Non te lo rubare, io te l'ho rubata a te. Wow, una ragazza! Paolo secondo me ce l'ha più lungo che largo. E questo penso sia comune quantomeno. Sarebbe un piccolo tumore il mio, se fosse più largo che lungo. Lo chiameremmo malattia. E February Lola Max per la tua live. Ma vediamo. Paolo, 22 vittorie su quel gioco è inutile. Ma è inutile, mi ci ha fatto campare. A me è stato utile. Mi piace LOL. Lollo. Adesso mi dici LOL, lo ho già sentito. League of Legends. League of Legends è l'allungamento. Ma facciamo che stoppo la mia e poi ci vediamo nella tua. Va bene, vuoi fare 10 minuti di... Sì. Stacchiamo. Vai. In privato così finalmente. Hai giocato anche a bomba. Un po' intimità. Saluta. Ciao.